Nel video Alieni nella Bibbia, una fake clamorosa, di cui vi lascio il link in descrizione, ho smontato alcune fra le più note ipotesi di Mauro Biglino. Di cosa parlano? Basandosi su una interpretazione del tutto arbitraria, attraverso traduzioni, interpretazioni errate e strumentali alle sue ipotesi, egli attribuisce alla Bibbia una natura di cronaca storica. In particolare ricava numerose illazioni legate all'avvento sulla Terra, migliaia di anni prima di Cristo, di un'avanzatissima civiltà aliena che in quel lontano passato si prese la briga di creare l'Homo sapiens con l'ingegneria genetica, aiutandolo a prosperare. Si tratta di un video che a distanza di anni tocca ancora nel vivo la fede degli utenti più accaniti, i quali dal giorno della sua pubblicazione non hanno mai smesso di ridere istericamente, di insultare, calunniare, minacciare con la frustrazione di un gallo bagnato. Ovviamente dietro a questa impotente sottomissione pecoresca alle teorie alternative non si è mai vista da parte loro una sola riga di argomentazione. Volendo comunque accontentare chi mi accusava di non portare esempi puntuali, come ha scritto quest'utente, ho deciso di pubblicare un approfondimento. Ringrazio quindi l'autore di questo belante messaggio che, seppur vergato da una mente ottusa e conformista, mi ha dato l'ispirazione. In questo video, pertanto, proverò a smontare ulteriormente alcuni cavalli di battaglia del nostro amico Mauro Biglino, andando nello specifico. Prima di tutto vi ricordo che nei suoi ragionamenti Biglino commette errori e fallacie argomentative. Come già accennato nello scorso video, i più noti riguardano il cherry picking. Ad esempio, molti vocaboli da lui analizzati possono assumere numerosi significati. Di tutto ciò egli non fa menzione, e ogni volta che gli torna utile un significato a lui congeniale, utilizza quello. Quindi lascia intendere sempre ciò che fa comodo alle sue ipotesi, soprattutto sul concetto di plurale d'astrazione, mandando a quel paese pure la grammatica. E infatti egli spaccia il vocabolo Elohim per un maschile plurale. Difatti nel plurale dei nomi generalmente il maschile ha come desinenza Im, mentre il femminile Ot. Tuttavia per tradurre i passi della Bibbia occorre fare attenzione al contesto, e allora si capisce che non è un vero plurale perché nella grammatica ebraica esiste anche il plurale d'astrazione, come il nostro voi e noi, vedi anche il plurale maiestatis. Quando infatti nella Torah ci si riferisce al Dio degli ebrei utilizzando Elohim, tutti i verbi sono sempre al singolare. Sempre nel testo ebraico, Elohim si utilizza anche per identificare gli dei al plurale, come quando ci si riferisce a dei pagani ed egizi, e in quel caso i verbi sono sempre al plurale. E infine egli commette svariati errori di pronuncia. Tuttavia occorre dire che Biglino ha scritto tantissimo e vi invito a leggere i suoi libri e ad apprezzarlo se non altro per le sue interessanti suggestioni. In Antico e Nuovo Testamento, Libri senza Dio, ad esempio, Biglino cerca fra le innumerevoli ipotesi presentate di dimostrare che Gabriele non era un angelo ma qualcosa di diverso. Egli sostiene che l'arcangelo Gabriele che apparve a Maria avesse sembianze umane ed ebbe un rapporto sessuale con lei. Che avesse sembianze umane è possibile. Ma non è possibile che ebbe relazioni sessuali con lei, lo dice infatti Maria stessa, con gli occhi rivolti al cielo. Viva il Signore Dio mio, io ignoro d'onde provenga ciò che ho nell'utero. In poche parole, Biglino afferma che gli angeli erano individui in carne ed ossa, lasciando intendere, ma in modo tale che siano i lettori a trarre queste ed altre conclusioni, che non fossero angeli di Dio, ma appunto degli extraterrestri. La Bibbia insegna che gli angeli possono assumere sembianze umane, per cui Biglino non ha dimostrato nulla se non una opinione personale. E anche quando si parla di traduzioni, interpretazioni letterali, ma soprattutto slittamenti semantici, le cose non vanno certo meglio. Parliamone un po'. Come abbiamo già detto, egli tende a scegliere in modo arbitrario il significato di alcuni vocaboli e ad applicarlo solo dove gli interessa. Basta solo leggere ad litteram ed escludendo il linguaggio biblico ebraico. Peccato che la radice kavod, ad esempio, è la stessa per onore, gloria, pesante, fegato, e a seconda della vocalizzazione applicata assume diversi significati, ma questo non sembra interessare. Infatti né La Bibbia non parla di Dio, a pagina 63, si legge: quegli esseri viaggiavano su macchine volanti definite Ruach, Kavod, Merkava. Kavod viene normalmente tradotto con gloria di Dio, ma il racconto dell'Esodo rivela in tutta chiarezza che la cosiddetta gloria di Dio poteva essere vista su richiesta, perché Yahweh non l'aveva sempre con sé. Uccideva chi le stava di fronte, uccideva chi si trovava nei pressi del suo percorso. Una volta passata poteva essere osservata dalla parte posteriore.
paradossalmente se ne potevano evitare gli effetti mortali semplicemente nascondendosi dietro anormalissime rocce, che quindi erano in grado di proteggere da ciò che Dio stesso non era in grado di controllare. Ovviamente scritto in questo modo lascia intendere che Dio era un extraterrestre e viaggiava su un'astronave, e sul sito della Uno Editori oltretutto egli lancia una provocazione scrivendo: quanti sono coloro che con serenità possono accettare l'idea che Dio era in realtà un extraterrestre e che viaggiava su macchine volanti? Quanti sono quelli che istintivamente si ribellano a una tale affermazione ritenuta inaccettabile? E infine egli ci informa che i commentatori tradizionali pieni di pregiudizi si arrampicano sui vetri perché non accettano questa opzione così evidente. In poche parole, egli rifiuta ciò che volevano intendere i redattori delle scritture per rappresentare l'immanenza divina. Ma questo significa anche rifiutare l'utilizzo di un metodo, significa decontestualizzare e di conseguenza dire cose sbagliate. Ma vediamo adesso come egli utilizza i cosiddetti slittamenti semantici. Ad esempio, egli ci informa che solo inizialmente i compilatori biblici attribuivano alla radice kavod i concetti di pesante, potente, forte, eccetera, più simile ad un fenomeno fisico, ad un'arma forse, e che solo successivamente avrebbe preso il significato di gloria e onore. In realtà non è così, ce lo dice il Pentateuco, ma è sufficiente consultare un paio di opere come A Basic Grammar of the Ugaritic Language di Stanislav Sergert, importante studioso di lingue semitiche, o la seconda edizione del Dictionary of Akkadian di Black George Postgate, per renderci conto che Biglino sceglie in modo arbitrario il senso delle parole che prende in esame. In pratica è lo stesso discorso come per quanto riguardava Elohim nel primo video, ricordate? Secondo Biglino il termine comunemente tradotto come Dio non indicherebbe in alcun modo il Dio dei monoteismi, quanto piuttosto un insieme di esseri che egli identifica con gli alieni. Questo è fondamentalmente errato, in quanto tutti i dizionari di ebraico, nessuno escluso, riportano il significato di divinità alla voce Elohim. Ancora, il Salmo 82 mostra chiaramente che Dio presiede un'assemblea divina con gli Elohim, che al plurale significa governanti, giudici, legislatori. Quindi sì, Elohim significa anche Dio. Eppure Biglino dice che il termine Elohim viene infatti variamente ricondotto alle radici più diverse, che rimandano in sintesi ai seguenti significati: quelli dell'alto, splendenti, potenti, legislatori, governatori, giudici, ministri. Come si vede chiaramente, nessuno di essi postula il termine Dio, che non è neppure preso in considerazione nelle ipotesi formulate dalla filologia accademica, marcando in ciò una netta differenza rispetto alla forzatura teologica che lo utilizza nelle traduzioni senza alcun fondamento linguistico. Egli evita di considerare il suo significato divino senza citare fonti attendibili, filologi e ricercatori accreditati. E se Biglino dice di non tradurre il vocabolo Elohim, sbaglia, perché è il contesto in cui è inserito che ti guida la traduzione più appropriata. E questo è per l'appunto un grave errore metodologico. Ma torniamo a Esodo 33. Disse il Signore a Mosè: farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia di chi vorrò avere misericordia. Soggiunse: ma tu non potrai vedere il mio volto perché nessun uomo può vedermi e restar vivo. Aggiunse il Signore: ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe, quando passerà la mia gloria io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere. Ecco che in questo caso kavod è la gloria o splendore, non qualcosa di pesante come a voler insinuare che si tratti di un'immensa astronave, di un immenso veicolo. È infatti una chiara teofania. Qualcosa legato al volto di Dio, al luminoso, aspetto tremendo ma fascinoso del sacro, che è impossibile da reggere con lo sguardo e che sembra uccidere entro un raggio di tot metri. Ma che la teofania possa uccidere è un elemento comune nelle religioni. E oltretutto non si può guardare di fronte ma da dietro. Ecco che Biglino ignora che nel linguaggio letterario biblico guardare le spalle significa guardare in modo velato o intravedere parzialmente, ed è un privilegio che tocca appunto a Mosè. La gloria di Dio viene anche presentata come persona. Questo è tipico dell'Esodo, è il tema dell'antropomorfo, e la Bibbia presenta diversi antropomorfismi. Comunque è più credibile che questa gloria sia luce per via degli spazi che occupa.
Di certo non un'astronave nella tenda di un convegno, anche perché è descritta come qualcosa che riempie ogni angolo della Terra. Che cos'è? È l'astronave di Independence Day 2? Ma se non si vuol credere al Dio biblico, perché giustificare l'esistenza degli extraterrestri attraverso un testo che chiaramente parla attraverso allegorie, metafore e difficilmente riporta fatti storici realmente accaduti? La paleoastronautica nella Bibbia sembra basarsi principalmente sull'esegesi in chiave tecnologica di Ezechiele 10. Lo stile è caratterizzato da una forte simbologia della potenza e della maestosità di Dio e della sua gloria. Io guardai, ed ecco, sulla distesa sopra il capo dei cherubini c'era come una pietra di zaffiro. Si vedeva come una specie di trono che stava sopra di loro. Il Signore parlò all'uomo vestito di lino e disse: «Va fra le ruote sotto i cherubini, riempiti le mani di carboni ardenti tolti in mezzo ai cherubini e spargili sulla città». Ed egli vi andò in mia presenza. I cherubini stavano al lato destro della casa quando l'uomo entrò là. La nuvola riempì il cortile interno. La gloria del Signore si alzò sopra i cherubini, muovendosi verso la soglia della casa. La casa fu riempita della nuvola. Il cortile fu ricolmo dello splendore della gloria del Signore. Il rumore delle ali dei cherubini si udì fino al cortile esterno, simile alla voce del Dio Onnipotente quando egli parla. Quando il Signore ebbe dato all'uomo vestito di lino l'ordine di prendere del fuoco in mezzo alle ruote che sono tra i cherubini, quegli venne a fermarsi presso una delle ruote. Uno dei cherubini tese la mano fra gli altri cherubini verso il fuoco che era in mezzo ai cherubini. Ne prese e lo mise nelle mani dell'uomo vestito di lino che lo ricevette e uscì. Vidi che i cherubini avevano una forma di mano d'uomo sotto le ali. Io guardai ed ecco quattro ruote presso i cherubini, una ruota presso ogni cherubino. E le ruote avevano il bagliore di una pietra di crisolito. A vederle, tutte e quattro avevano una medesima forma, come se una ruota fosse in mezzo all'altra. Quando si muovevano dai loro quattro lati e muovendosi non si voltavano, ma seguivano la direzione dal luogo verso il quale guardava il capo, e andando non si voltavano. Tutto il corpo dei cherubini, i loro dorsi, le loro mani, le loro ali, come pure le ruote di tutti e quattro, erano pieni d'occhi tutto attorno. Udì che le ruote erano chiamate turbine. Ogni cherubino aveva quattro facce. La prima faccia era una faccia di cherubino, la seconda faccia una faccia d'uomo, la terza una faccia di leone, la quarta una faccia d'aquila. I cherubini si alzarono. Erano gli stessi esseri viventi che avevo visto presso il fiume Chebar. Quando i cherubini si muovevano, anche le ruote si muovevano accanto a loro. E quando i cherubini spiegavano le ali per alzarsi da terra, anche le ruote non deviavano dal loro lato. Quando quelli si fermavano, anche queste si fermavano. Quando quelli si innalzavano, anche queste si innalzavano con loro, perché lo spirito degli esseri viventi era in esse. La gloria del Signore partì dalla soglia della casa e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le loro ali e si innalzarono su dalla terra. Io li vidi partire con le ruote accanto a loro. Si fermarono all'ingresso della porta orientale della casa del Signore e la gloria del Dio di Israele stava sopra di loro, su in alto. Erano gli stessi esseri viventi che avevo visti sotto il Dio di Israele presso il fiume Chebar. Riconobbi che erano cherubini. Ognuno di essi aveva quattro facce, ognuno quattro ali. Sotto le loro ali appariva la forma di mani d'uomo. Quanto all'aspetto delle loro facce, erano le facce che avevo viste presso il fiume Chebar. Erano le stesse sembianze, i medesimi cherubini. Ognuno andava diritto davanti a sé. Particolarmente interessanti sono i versetti 4, 9, 13, 18. Dimostrano che Ezechiele stia descrivendo, come sostiene Biglino, un'astronave? No, come abbiamo già detto, Biglino considera i testi sacri una possibile cronaca di ciò che storicamente è accaduto nel corso della storia dell'uomo, che è un'assunzione errata. Si tratta infatti di un'affascinante interpretazione fantascientifica, ma sbagliata, trasformata in teoria. La visione di Ezechiele non contiene la descrizione di oggetti anacronistici. Ezechiele infatti parla del trono di Dio, non di un veicolo spaziale. E dopo aver letto Von Däniken, Blumrich, un ingegnere della NASA, si sbizzarrì sulla base del nulla e disegnò l'ipotetica astronave vista da Ezechiele, cioè una specie di UFO con tanto di reattori. Peccato che in Ezechiele non si parli mai di macchine a forma di disco, di propulsori, di zampe meccaniche per consentire l'atterraggio. In poche parole, chi sostiene queste fanfalucche tende a modernizzare le descrizioni di Ezechiele per far combaciare qualcosa che proprio non torna con ciò che vogliono ottenere. Basta fare un giro in rete per accorgersene. Fra l'altro il concetto di trono è presente anche in altri passi, nell'Apocalisse, in Daniele 7. In particolare in Daniele 7 il trono di Dio, chiamato inequivocabilmente trono, guarda caso ha proprio le stesse caratteristiche di quello di Ezechiele.
Inoltre, le numerosissime rappresentazioni artistiche della visione di Ezechiele mostrano chiaramente il trono. E se ci pensate, la grande nuvola luminosa, le ruote con facce e occhi sui cerchioni evocano di certo il sovrannaturale e non la meccanica. Di sicuro, prima di buttarla sul tecnologico, occorre ascoltare la dimostrazione di uno o più studiosi di lingue semitiche ed ebraiche. Nel video Alieni nella Bibbia, una fake clamorosa, sottolineo una fallacia logica di fondo nel modo di fare di Biglino, la già citata assenza di metodo. Un esempio del suo modus operandi è quello del verbo marè, vedere qualcosa di reale in pratica. Biglino non dice che ha vari significati, ma sceglie di attribuirgliene uno soltanto, dando l'idea che le visioni di Ezechiele appartengano alla realtà tangibile. Ma la Bibbia va interpretata. In ogni linguaggio gli stessi termini cambiano di significato con il mutare del contesto e mutano funzione all'interno dello stesso contesto. E prendere un testo e leggerlo come tale, Biglino dice di fare così, poi si contraddice da solo, significa non capirci nulla o capirci poco. E questo, per forza di cose, ti mette nelle condizioni di interpretare comunque. Biglino infatti fa allusioni agli antichi astronauti, cosa che si chiama appunto interpretazione, ma i risvolti possono essere controproducenti. Vediamo un po' come. Facciamo sempre l'esempio dei cherubini. I cherubini non sono angeli, erano macchine, una specie di robot, dice Biglino. Anzi, meglio ancora, i cherubini che hanno sistemi di volo rumorosi e ruote concentriche che turbinano rapidamente mettendo fiamme. Ecco, andiamo adesso a prendere la visione di Ezechiele e leggiamolo senza interpretare, proprio come vuole lui. La traduzione che vi leggerò è quella del dottor Giuseppe Cuscito, uno fra gli autori da cui ho attinto maggiormente per questo podcast e di cui vi lascio tutti i link in descrizione per gli approfondimenti. Le loro gambe erano diritte e le piante dei loro piedi erano come zoccoli bovini e mandavano scintille come bronzo lucido. Sotto le ali tutti e quattro avevano braccia umane. Le loro ali erano unite l'una all'altra. Nel loro procedere non si giravano mai, ma ognuno andava diritto davanti a sé. Le fattezze dei loro volti erano volti umani, volti di leone a destra tutti e quattro, volti di toro a sinistra tutti e quattro e volti di aquila tutti e quattro. I loro visi e le loro ali erano rivolti verso l'alto e ciascuno aveva due ali congiunte l'una con l'altra e con due si copriva il corpo. Ciascuno passava diritto davanti a sé verso dove andava lo spirito ed andavano senza voltarsi nel loro incedere. L'apparenza degli esseri viventi sembrava come carboni infuocati che bruciano e come torce accese. Lo spirito andava fra gli esseri viventi e splendeva come fuoco, e dal fuoco uscivano lampi. Gli esseri viventi correvano e tornavano come un baleno. Vidi gli esseri viventi ed ecco una ruota sulla terra presso di loro, ai lati di tutti e quattro. L'aspetto delle ruote e la loro fattura era come di diaspro e simile ad uno dei quattro, e il loro aspetto e la loro fattura come se ci fosse una ruota dentro l'altra. Quando si muovevano nei quattro lati non si voltavano nel loro incedere, e i loro bordi erano così alti che incutevano paura e per tutta la loro altezza erano piene di occhi tutti intorno, tutte e quattro. Nel loro procedere andavano e le ruote erano presso di loro, e nell'innalzarsi degli esseri viventi da sopra la terra si sollevavano anche le ruote. Ecco, nessuna descrizione che assomiglia a quella proposta da Biglino. Sono solo gli appassionati di paleoastronautica ad aver interpretato questa lettura in chiave UFO. Perché sì, se vai a togliere i riferimenti agli animali e interpretando zoccoli come turbine e cherubini come alieni, allora la visione del caro di Ezechiele parla di UFO. Ma è comunque una sciocchezza, lo dice lo stesso libro di Ezechiele nella sua introduzione. Il 5 del quarto mese dell'anno trentesimo, mentre mi trovavo fra i deportati sulle rive del canale Kebar, i cieli si aprirono ed ebbi visioni divine. Ma ciò non servirà a far cambiare idea ai più incalliti, cosa che peraltro a me non interessa. Il problema infatti è che i sostenitori di Biglino confondono la Bibbia con una cronistoria e allo stesso tempo ritengono che le affermazioni di cui parla nelle sue opere, pur non essendo misurabili, non esigano la produzione di prove. Di conseguenza Biglino continuerà a leggere in senso fantascientifico episodi biblici, sostenendo che siamo tutti figli di alieni venuti sulla Terra migliaia di anni fa, utilizzando fallacie argomentative ed espedienti come il celebre facciamo finta che, onde lasciare al lettore il compito e la responsabilità di trarre queste conclusioni, come abbiamo detto. Ma noi abbiamo appena dimostrato che nella Bibbia non è stata ancora trovata nessuna astronave, gli angeli non sono extraterrestri, il grano non è stato inventato dagli alieni, eccetera, eccetera. Dunque, che idea vi siete fatti della paleoastronautica e delle opere di Biglino? Aspetto i vostri commenti. Potete correggere eventuali imprecisioni, integrare in modo vario se lo ritenete necessario, potete approfondire dalle fonti a cui ho pescato a piene mani per questo video, o più semplicemente esprimere il vostro disaccordo. Ma viste le esperienze passate, evitate di buttarla in cacciara accusandomi di cose che non ho detto della serie «Stai screditando Biglino, che è una falsità».
ma soprattutto ascoltate il video prima di far domande. Lo scopo di questo podcast non è quello di mettere in difficoltà Mauro Biglino, ma di cercare un confronto, magari anche con lui nello spazio dei commenti. Scusate questo post scriptum, ma dopo aver accumulato centinaia e centinaia di messaggi scritti da utenti soli e frustrati, che pensano di vincere tutte le discussioni ricorrendo alla veemenza perché convinti che una divergenza di opinioni sia un affronto personale, preferisco mettere le mani avanti. Grazie mille per la vostra attenzione e vi aspetto al prossimo video.